dedichiamo qualche minuto all'Inter, anche perché so che oggi Paolo ha raccolto delle informazioni interessanti sull'Inter del futuro, no? Su quelle che sono le manovre. Ma sì, perché si discute molto sul fatto che il 20 maggio come data, come deadline, no? Per la restituzione del debito da parte di Zhang, e quindi questa cosa viene vista in modo molto limitativo e preoccupante da alcuni per il futuro dell'Inter. Io oggi ho cercato di capire meglio da dentro. Beh, intanto ho sempre detto che comunque il rinnovo del contratto di Marotta fatto a novembre fino al 2027 è una garanzia tecnica di continuità. Poi, da quello che dalla sensazione che hanno da dentro, ma non è una certezza, anzi, è una certezza che Zhang sta facendo una lotta contro il tempo per continuare a restare lui proprietario dell'Inter, e quindi sta cercando degli investitori per restituire una parte del debito e allungare il debito. Quindi la volontà ultima di arrendersi di Zhang è questa. L'ipotesi peggiore è che debba mollare, che Oaktree diventi proprietario, ma hanno già avuto i dirigenti dei segnali che ci sarà continuità nel progetto, almeno all'inizio. Questo cosa vuol dire, però, tradotto in pratica? Questa cosa non impatta, come pensavamo, avevo pensato anch'io, proprio direttamente sui rinnovi dei contratti delicati come Lautaro e Barella. Cioè, mi è stato spiegato questo, che Lautaro, la previsione è che possa arrivare l'annuncio del rinnovo prima della scadenza del 20 maggio. Quindi, quindi abbastanza breve. A breve. Con Barella probabilmente si andrà alla prossima stagione, tanto per capire. Queste sono le due cose. Ci sono certezze sostanziali sul rinnovo di Simone Inzaghi, che sarà trattato a fine campionato con la proposta di 1+1 di rinnovo del contratto e ritocco dell'ingaggio. C'è la possibilità di continuare a prendere, a fare operazioni senza budget, come Zielinski, come Taremi e probabilmente come Hermoso, il difensore dell'Atletico Madrid svincolato. Mentre per Gudmundsson, o chi per lui, mi è stato confermato che in questo momento non c'è un budget per poter aprire delle trattative. Su Carboni l'intenzione è quella di riprenderlo dal prestito del Monza e probabilmente di ridarlo a giocare in prestito, probabilmente in un'altra squadra, però perché Carboni, tenendo quindi il controllo, tenerlo ancora dell'Inter, a meno che arrivi un'offerta irrinunciabile, si parla di 50 milioni. Allora lì l'Inter però potrebbe... Però la mia domanda è questa, cioè, soprattutto per Lautaro. Questa è la fotografia dell'Inter oggi. Per Lautaro soprattutto. Cioè, secondo te Lautaro, chiaramente è quello che immagino tra le punte abbia le più grandi offerte anche da questa squadra importanti. Ma secondo te il procuratore non ci fa un pensiero per dire io non so ancora cosa succederà, io faccio il rinnovo prima e poi mi vincolo, guarda, non è il caso che detto, io aspetti? Mi è stato detto che pensano di annunciarlo prima della scadenza del 20 maggio, e Lautaro ha sempre detto che lui vuole restare. Quindi vuol dire che l'accordo è se non ci sono certezze su quello che succederà. Io ho detto prima che in ogni caso c'è la continuità del progetto sia con Zhang che con Oaktree, certo. Che la garanzia è la presenza di Marotta. E questo è... Non mi ha seguito, per dire la verità. No, ti ho seguito, ma si è fermato a Lautaro. Mi sono messo nei panni del procuratore. Lui voleva far casino su Lautaro. Paolo, siccome nel derby li purga sempre, e allora lui vuole che vada via. Ecco, questo è lui, e lui è così. Lo sappiamo, ormai c'è la sua tabella. E si dice almeno va via. L'anno prossimo non c'era sottinteso del tifoso. Questo è... Ok, quindi io mi sono impegnato così tanto. Ma non ne voleva la pena. No, ecco, Carboni, sembra che Valentin Carboni, allora loro lo considerano per le caratteristiche molto precise, poco adatto a stare nella rosa di Simone Inzaghi, esatto. Perché comunque verrebbe sacrificato, poco utilizzato. Se non c'è un'offerta importante sui 50 milioni, ridarlo in prestito, ma sembra che Carboni abbia delle ambizioni un po' più alte, chiaramente cresciuto. Milioni, sì, perché l'offerta della Fiorentina a 20 non è stata accettata. Però 50 milioni, però 50 milioni per qualcuno che non è neanche titolare nel Monza, però non è neanche titolare. Sì, ma è del 2005, quello che dice Paolo, è del 2005. Un club inglese quei soldi lì può pensare di darteli, certo, eh. Certo. Poi c'è anche il ritorno di, come si chiama quell'altro che è andato a Marsiglia lì,
quello che è andato a Marsiglia. Mauri Stagno? No, Correa, torna anche lui. Ah, perché non lo riscatta. Allora, non mi viene neanche più il nome. Marsiglia riscatta solo in caso di Champions. Sì. In questo momento il Marsiglia non è in Champions. No, vabbè, ma quello è un dettaglio. Okay, intanto mi sembra che hanno riscattato di Carlos Augusto, giusto? Perché ha superato sì, le presenze. Quello è diventato Monza, automatico. Sì. No, però c'è anche questa cosa qua. No, quindi insomma il quadro è un po' questo, ecco, insomma. Quindi mi pare di capire che Zhang non voglia mollare il colpo. No, insomma, sta provando a non mollare. Tranquillo, sì, tutto a posto. Sta provando a non mollare. Anche se la scadenza del prestito è abbastanza imminente e insomma la cifra è importante. Guarda, quello che ha detto Paolo è proprio il quadro giusto, perfetto. No, vabbè, è la fotografia ad oggi, certo, poi può succedere di tutto a sti livelli, io parlo per oggi. Perché il signore qua a fianco spera siamo andati avanti due anni col closing, che il cambio. Perché i giocatori dell'Inter lo stipendio lo prendono tutti i mesi regolarmente, quindi è una questione societaria e non di club, attenzione. Confondiamo le due cose. Io se vedo i bilanci qualcosina mi preoccupo in realtà il bilancio è migliorato, esatto. è però la situazione societaria, esatto, no? È quello che ho spiegato adesso, che non è migliorata. Societario è un discorso, il club è un altro, perché i giocatori prendono lo stipendio regolarmente, sono tutti felici e contenti. Anche quindi non facciamo del caos, per piacere. Nicola, questa Inter ha due facce, no? Dei problemi a livello di proprietà, sì. Però invece a livello di campo non ce ne sono di problemi. No, a livello di campo evidentemente non ha competitor in questo momento. Ma tornando al discorso della società, invece penso che molti rinnovi futuri dipenderanno anche dalla situazione appunto societaria. Dalla vendita o meno, o dall'acquisizione del nuovo diciamo fondo. Sì, ma sono due sostanzialmente rinnovi, Lautaro e Barella, ma loro già sanno che Barella probabilmente va l'anno prossimo, ma Lautaro no, dicono. Quindi sono due sostanzialmente. Però ci sono voci anche che danno Barella in partenza, in vendita, ci sono anche quelle voci lì. Un sacrificio di solito lo fanno. Probabilmente può avere una chiave di lettura nel fatto che non ha questa urgenza di rinnovare, come dicevamo prima, però ha un contratto abbastanza lungo Barella. Sì. Certo, infatti. Barella mi sembra 2026. 27 Lautaro. Secondo me l'unico Paolo che possiamo vedere, ma penso uno 27 e l'altro 26. Secondo me l'unico che può uscire è Dumfries quest'anno. Non ti porta una plusvalenza particolare. Non ci fai tanto. I due che portano soldi sono Lautaro e Barella. Uno dei due lo sacrificheresti se fossi obbligato, oppure cercheresti di inventarti qualcosa per tenerli? Cioè l'Inter può permettersi di vendere Barella o Lautaro Martinez? Io, siccome sono un inventore nato, allora devo dirti che se dovessi andare a pensare a un'ipotesi del genere, prima cercherei di cautelarmi con un giocatore giovane, di qualità, come ho fatto per esempio quando ho preso Zidane, no? Prima di fare un'operazione del genere, oppure praticamente se del caso e la necessità facessero portare a vendere uno di questi giocatori, vorrebbe dire che si limita praticamente la squadra delle ambizioni. Questa è una cosa che però a me non piace dire se mai fu. Adesso queste qui sono cose che fate meglio voi. Io vi rispondo nelle cose di massima dell'esperienza che ho avuto come dirigente. Dico soltanto che l'Inter in questo momento è una squadra che praticamente ha tutto per vincere il campionato e anche per fare la figura in Europa, anche se non l'ha fatta. E devo dire anche che i dirigenti stanno operando bene, perché praticamente vedete che hanno preso Frattesi, che è uno dei migliori giovani che si può inserire al posto di Mkhitaryan come Zielinski. Adesso Zielinski quest'anno è stato adoperato anche come interno, quindi c'è una possibilità di cambiare. Praticamente a centrocampo credo che siano ben messi ancora per il prossimo anno, credo, perché il vecchio Mkhitaryan può anche avere momenti di riposo che vengono dati da Frattesi e da Zielinski. Il problema di fondo dell'altro, che devo dire, non conosco i contratti, non so i contratti che tengono società e giocatori, quindi preferisco ascoltarli.
più che parlare di queste cose. Allora, guarda, Luciano, facciamo così, andiamo in pubblicità, rientro per l'ultima parte, ti facciamo vedere la formazione dell'Inter dell'anno prossimo, l'abbiamo chiamata l'Inter doppia, considerando anche tutte le alternative che già ha e qualcuno che potrebbe arrivare. Allora, rieccoci diretta studio. Grazie. L'Inter pregusta lo scudetto, ma Marotta pensa già al futuro. E come pensa al futuro? Vediamo questa grafica che abbiamo preparato con l'aiuto della nostra regia. Eccola qui, l'Inter titolare, ma anche le riserve, perché l'anno prossimo arriverà Zielinski, arriverà Taremi. E chissà, insomma, io vedo anche il nome di Gudmundsson lì davanti, Paolo. Gudmundsson. Guarda, come ti dicevo prima, Gudmundsson adesso non è alle viste, perché comunque proprio per la situazione societaria non hanno budget per trattare cartellini di giocatori. Possono prendere parametri zero. E in questo devo dire che sono particolarmente bravi, no? Perché ha rivitalizzato dei giocatori. E Hermoso, secondo me, in uscita, ha svincolato dall'Atletico Madrid, è un'opzione da tenere presente. 28 anni, questa assolutamente. Hermoso cos'è? 95, se non 28 sbaglio. Anni, sì. E quindi alla fine sono due squadre. Poi, se vogliamo pensare che non parta nessuno, forse è un po' eccessivo, nel senso che parlavamo prima di Barella. Che il contratto fino al 2026, è chiaro che di fronte ad un'offerta pesante potrebbe anche partire, ma come tutti i club italiani, onestamente, non è sì, che incedibili visto, non ce ne sono. Visto il Milan con Tonali, l'Inter, certo. La stessa Juve, per dire, dovesse arrivare, non so, cioè, capito? E quindi poi loro hanno Frattesi, no? Sostanzialmente anche, che ha giocato poco quest'anno. Già pronto, diciamo. Vediamo il calendario Inter, perché ormai si fanno i conti, no? Qualcosa manca allo scudetto. Beh, manca pochissimo, Thomas. Mancano sostanzialmente 9 punti. I prossimi 9 punti, nel senso che Udine e Cagliari e poi il derby. Il derby perché varrebbe doppio. Quindi perché perde il Milan l'Inter, per punti. Esatto. L'Inter vince lo scudetto nel derby se mantiene... Cosa? Lo scenario è questo. No, dirà, no. La via non entra. Max, tra l'altro voi vi siete strutturati per impedire ai tifosi dell'Inter di wall, comprare i biglietti, no? A parte la curva nord, che ovviamente 7.500, ci sarà, esatto. Ma tutto il resto dello stadio è stata vietata la vendita libera. Il Milan si è inventato questo stratagemma. Ma giustamente, dai, su, sarebbe veramente, dai, adesso va bene, cioè... Gli vogliamo bene i cugini, però se devono proprio vincere lo scudetto, lo vincono la settimana dopo in casa con tutti i loro Torino, tifosi. Loro perdono a Torino con la tifosi, Juve. I tifosi festeggiano come si deve festeggiare, non si festeggia in casa degli altri. Invece insomma, se non è bello, diciamo. Se fosse così, invece? Se fosse così, no, è un'ipotesi che non prendo neanche in considerazione. Luciano, uno scudetto vinto in un derby contro gli avversari, anche se è uno scudetto che tutti sanno che l'Inter lo vincerà, cioè ormai non ci sono dubbi. Però vincerlo nel derby diventa anche un problema per chi lo perde il derby, eh? Intanto l'Inter fa il derby in tutta tranquillità. Bravo. Se lo perde praticamente lo può anche perdere, perché il Milan è una buona squadra, non succede niente. Se lo perde il Milan succede qualcosa, ma niente di particolare, perché anche il Milan sta facendo un ottimo campionato, quindi non è una partita singola che dà la dimensione di quello che è stato fatto durante il campionato, è tutto il campionato in sé. Però vi voglio fare una domanda: ho visto praticamente tutto quello che fa l'Inter, cioè l'Inter già pensa al futuro abbastanza in maniera sostanziale, e vengono fuori 2 squadre. Questo dimostra la bontà di Marotta, che praticamente prevede prima che succeda, quindi Marotta prevede il futuro, e questo qui è quello che deve fare il dirigente. Provate a farmi la stessa cosa con la Juventus, per farmi vedere quante squadre c'è la Juventus. Anziché, io penso una, poi dopo il resto tutto da vedere. Provate a farmelo, perché voi l'Inter è facile farlo, con la Juventus è più difficile. No, infatti la grafica della Juventus non l'abbiamo fatta effettivamente, però ci possiamo ingegnare. C'è un motivo, perché probabilmente non lo sa nessuno che le farà la Juventus, neppure quelli che adesso stanno nella Juventus. È un po' diversa la situazione praticamente di dirigenziale
della Juventus e dell'Inter, quindi non possiamo paragonarle. E questo qua sta a dimostrare che non possiamo proprio paragonare le due dimensioni. È giusto che il campionato lo vinca l'Inter, è giusto che praticamente l'Inter faccia quello che sta facendo nei confronti di tutti, non solo della Juventus, è la pezza di strada. Quindi voglio dire, e questo qui è la dimostrazione del perché praticamente una società perde per strada gli avversari. Tutto il resto sono chiacchiere, tutto il resto sono chiacchiere. E io credo che la perdita maggiore per la Juventus sia stata Pepe Marotta. Eh sì, insomma, quando venivano Nicola annuisce, insomma, manca Marotta. Direttore, una cosa è certa però, non ci sarà il rinnovo automatico alla 27esima presenza di Alexandro. Questo, su questo siamo sicuri. Dico per fortuna, perché comunque Alexandro è stato un ottimo giocatore, però alla Juventus penso che sia giunto il momento che possa andare da qualche altro. Ragazzi, c'è la sigla, Luciano Nicola, al volo, ti prego. Nicola, questo di Alessandro è un discorso diverso, era dell'anno scorso, non di quest'anno. Quest'anno non c'è più. Quest'anno non c'è più quella clausola lì. Infatti, no, ma infatti va bene. Tutto per questo.